Io vi dico subito che me ne torno dalle mie parti, quindi molto molto più arricchito, perché sono ormai da qualche tempo che svolgo una funzione di guida in un parco abbastanza complesso e complicato, dove non è facile, come dire, condurre un'attività lineare tenuta conto della sua complessità. Un parco di 200.000 ettari, 56 comuni, 170.000 abitanti, dottoressa Sandra, che ci vivono dentro e quindi che ci pongono quelle domande e ci chiedono tante risposte, come giustamente diceva lei, dove bisogna mettere in campo anche una grande capacità di relazione con la comunità locale, altrimenti non si va da nessuna parte, poi tutto diventano belle parole, ma e quindi il rapporto con le comunità locali diventa fondamentale. Però dicevo, nonostante un'esperienza già abbastanza lunga, come dire, torno dalla Val d'Agri rafforzato e ho appreso tante belle cose e si comprende che questo è un mondo in evoluzione. Quindi voglio ringraziare in primis il presidente Totaro, l'amico Mimmo Totaro, per questa bella suggestione che ci ha regalato, lui, chi lo ha coadiuvato in questa, nell'organizzazione di questo evento, di questo seminario che credo segni un passaggio importante della storia dei parchi in questa regione. Questo lo dico anche alla presenza del dottor Maturani, che qui rappresenta il nostro organismo di vigilanza, il nostro Ministero di Vigilanza, ma lo dico anche alla presenza della massima autorità del Consiglio regionale di questa terra, che è l'amico Piero Lacorazzi, il presidente Piero Lacorazzi. Quindi ci tenevo in questa mia breve testimonianza a sottolineare questo. Non c'è dubbio, io lo dico subito, che le cose che sono venute fuori da questo seminario, ecco, ci devono spingere, come diceva Maurizio, adesso a mettere in azione qualcosa. Non possiamo lasciare tutte queste belle testimonianze o tutti questi importanti contributi in un dimenticatorio o abbandonandoli ad una, per quanto bellissima, giornata di lavoro. Io credo che diventerà anche un terreno di lavoro nostro. Quel discorso di rete che è stato qui messo in campo, è stato posto, sappiate che insomma, noi già lo stiamo svolgendo, ma ancora di più, Mimmo, questo lavoro ancora di più ci deve spingere a rafforzarlo. La mia presenza, quella del Presidente Bombini, credo sia anche la dimostrazione di come qui nel Sud, né tra i parchi del Sud, ormai c'è un terreno di relazioni istituzionali molto importante e molto significativo. Sono contento per un'altra ragione, lo dico a Totaro questo, perché avete visto il dibattito di oggi, poi alla fine si è spostato dal tema saliente, diciamo, più che spostato, meglio. Molti dei relatori hanno colto, soprattutto chi guida alcuni organismi, Federcultura, il presidente stesso dell'AIGA, il presidente stesso dell'AIDAP. È chiaro che si sono lasciati prendere la mano, era una bella occasione, ma di otto occasioni questa anche per mettere dentro altro materiale che riguarda la vita dei parchi, la condizione di difficoltà e quant'altro. E qui una cosa io voglio dirla, la dico perché spesso, come dire, sento in giro molti giudizi che sono anche ingenerosi. Io credo che in questi 20 anni, soprattutto mi riferisco ai parchi che sono nati dopo la grande legge quadro del 91, io credo che abbiamo costruito un terreno virtuoso e positivo. E se oggi a Lino Martino, a Maurilio, ad altri è stato concesso, è stata data la possibilità di, come dire, di guardare o di parlarci di questo grande affaccio verso il futuro, è perché Maurilio, sui territori dei parchi abbiamo chiuso quelle tremende contese, lasciando anche sul campo di battaglia molte vittime. Qui la Val d'Agri, come ha detto Totaro, la sua relazione è un parco troppo giovane. E sono contento, dicevo, perché qui nella Val d'Agri, al di là di alcune, come dire, contraddizioni sulle quali spesso, come dire, c'è molta gente che fa tanto lavoro e tanto parlare, però qui, come dire, quelle contese sono state vissute meno intensamente dal dottor Maturani come le abbiamo vissute in altri parchi. I parchi che sono nati con la legge quadro, e il Pollino in particolare, che era troppo grande. Il Pollino è stato costruito con una perimetrazione, io credo, assolutamente a dismisura, dottor Maturani.
vi sono entrati dentro anche territori che forse non avevano neanche alcun pregio o un valore naturalistico tale da poterci stare dentro. Però allora, in quel momento era quella l'idea di fondo, era quella che il nostro paese si allineasse sul piano internazionale, per dire, a passare da quel 2-3% di aree protette e morire per arrivare ad un traguardo importante. Abbiamo accettato anche quello, ma quello, io ho passato i primi 10-15 anni della mia vita sul mio territorio, perché poi io non vengo dalla Luna, ma ero uno dei sindaci che allora disse di sì all'istituzione del parco. E il mio comune, non l'ho fatto il sindaco per tanti anni, è dentro interamente con tutto il suo territorio. Ma non sono state scelte facili, sono state scelte che ci hanno fatto pagare prezzi dolorosi, comunità che si sono spaccate, addirittura famiglie che hanno lavorato persino i rapporti personali. Oggi quella fase noi l'abbiamo dietro le spalle, per fortuna. Ed ecco perché oggi anche quel lavoro dà oggi la possibilità di poter ragionare per come abbiamo ragionato oggi. E questa è la prima cosa che ci tenevo a dire. La seconda, e poi mi avvio alla conclusione, perché voglio che sia il dottor Maturani che Piero possano concludere al meglio questa bella giornata. Anche, fatemelo dire, sul piano del lavoro che hanno fatto i parchi nel nostro paese, non siamo in un museo. Io credo che la testimonianza, per esempio, che ci hanno portato le giovani guide di questo parco, quel video meraviglioso, molto bello, molto suggestivo, e lo dico al Presidente del Maiale, io credo che sia la dimostrazione che ci sono realtà dove c'è stata una grande capacità di interrelazione, si è costruito un rapporto importante tra chi deve anche poter interpretare e raccontare questi nostri territori e chi ha un ruolo di guida dell'istituzione, ha svolto una responsabilità di programmazione e di indirizzo. Io potrei parlare anche del mio parco. Noi le guide le utilizziamo pienamente, c'è stata anche una delegazione fino a poco fa del Pollino, poi è andata via credo, per la distanza. Noi su alcuni progetti di fondo, penso a tutto il turismo scolastico e sociale, noi abbiamo un bando per portare, soprattutto nei periodi di bassa stagione, scolaresche da tutta Italia nel parco. E noi nel bando, che peraltro è cofinanziato anche dalla regione Basilicata, insomma noi abbiamo messo in via obbligatoria che chi viene nel parco deve usufruire, deve poter essere accompagnato dalla guida del parco, e sta dentro pienamente questi progetti. Così come noi su tutti i grandi eventi che facciamo durante l'anno, a partire da gennaio fino a dicembre, i grandi eventi culturali, anche di carattere nazionale, noi pretendiamo che chi organizza quegli eventi debba necessariamente utilizzare una guida del parco per poter raccontare il territorio nella maniera più corretta possibile. Certo, questo non basta, ecco perché io oggi ho appreso, voglio ringraziare Totaro come Presidente, ma soprattutto chi ci ha dato degli spunti importanti. Abbiamo capito che bisogna spostare il tiro, non è sufficiente, hai ragione, la comunicazione istituzionale, non è sufficiente la comunicazione tradizionale per dare sfogo e far conoscere al meglio queste realtà. Noi abbiamo un tesoro inestimabile, io credo che nella grande cassaforte attorno a Durani dell'ambiente italiano, come dire, ci siano questi tesori che sono annidati in ogni angolo del nostro paese. E anche i parchi rappresentano da questo punto di vista un patrimonio di un valore inestimabile. Noi stiamo provando a valorizzarlo, però non c'è dubbio che forse dopo aver fatto quel grande lavoro che è stato quello di portare al massimo livello possibile il rapporto con le comunità locali in positivo, dopo aver costruito un contesto e una visione nazionale di questi strumenti, che non dimentichiamolo, qualche anno fa hanno rischiato persino l'estinzione. Io non dimentico, dottor Maturani, la stagione del governo nella fase 2008-2010. Ma lì si parlava che i parchi dovevano essere la sera chiusi con un recinto. Vi ricordate le parole anche di alcuni ex ministri dell'ambiente che non sapevano neanche come erano fatti i parchi italiani? Quando gli si è fatto notare, come dire, che con quelle poche risorse non si riusciva neanche più a mantenere intatto il personale degli enti, poi come dire, c'è stato un cambio di marcia. Oggi non voglio dire che i parchi vivono una stagione positiva, ma io credo che oggi abbiano recuperato un grande rispetto nel nostro paese. Questo è molto importante, si sta consolidando. Adesso
bisogna fare questo salto di qualità in avanti, costruendo un percorso virtuoso e soprattutto mettendo in campo, come dire, una comunicazione, un racconto, per dirla alla Vendola, una narrazione di questi luoghi, di questi territori in maniera diversa e credo anche più moderna e più innovativa. Da questo punto di vista sono convinto che, come dire, Totaro, al quale affidiamo il compito di proseguire questo lavoro, che non sarà, come dire, più di carattere assembleare, ma dobbiamo adesso, come dire, fare un lavoro di merito coinvolgendo tutti gli stakeholder che sono importanti e necessari, quelli che poi questo territorio e questi territori devono raccontare al meglio, in un percorso che deve essere anche un percorso di pianificazione, di una nuova capacità di raccontare questi luoghi e questi territori. Io credo che la giornata di oggi segni un, se posso dire, uno spartiacque importante. Ecco perché sono rimasto per tutta la giornata, ho voluto ripetere, me ne vado molto arricchito di questa, tutti gli interventi che ci sono stati, anche delle, Maurizio, delle testimonianze degli ospiti internazionali, testimonianze assolutamente importanti per le quali vi ringraziamo, perché poi c'è sempre da apprendere e in un mondo in evoluzione come il nostro, io credo che anche questa storia che abbiamo raccontato qui nella Val d'Agri possa segnare un momento importante della storia dei parchi italiani. Grazie di voi.